L'Australian Open è solo l'ultimo, questo veramente straordinario record battuto da Jannik Sinner, un campione di queste dimensioni, con l'eco che ha avuto, che effetto ha sulle realtà locali del tennis? Insomma, si può parlare anche in Toscana, anche in Pistoia, di un effetto Sinner? Ma direi di sì, anche se non è solo questo, perché anche se ovviamente gli ultimi risultati di Sinner sono stati un pochino l'esaltazione massima di un campione, però è tutto un movimento che ormai da tempo sta andando avanti e che ha portato nei vari circoli l'aumento degli iscritti, soprattutto a livello di bambini che oggi riempiono le nostre scuole, perché il movimento è già da un po' che sta andando avanti. Ora, questa è stata, come si può dire, la ciliegina sulla torta. Vincere uno slam è un'impresa straordinaria, tant'è che di italiani ce n'erano stati due soli, Pietrangeli e Panatta, che avevano vinto Roland Garros, mentre ora Sinner ha vinto l'Australian Open, che anche si svolge su un terreno veloce, che per tanti anni è stato un po' la croce dei tennisti italiani. Però non è solo Sinner, ci sono tanti altri giocatori che ogni settimana si mettono in mostra. Nella settimana in cui Sinner ha vinto gli Australian Open sono stati vinti due Challenger, e quindi vuol dire che altri giocatori si stanno mettendo in luce. Non ultimo c'è il fatto che la federazione ha fatto un investimento importantissimo nelle scuole, si chiama Racchette in Classe, cercando di andare già dalle scuole elementari a risolvere un problema che ormai è atavico nel nostro paese, che è quello della mancanza delle strutture all'interno delle scuole.